Chiamerei subito l'autore Walter Bruno, il dottor Scafi. Oggi presentiamo questo nostro libro, C'eravamo anche noi. Grazie per questa opportunità, l'eco del tisone e poi Bruno Walter. Divulgativo per tutti. Quindi grazie. Vorrei chiamare sul palco Gianni Oliva, che insomma conoscete. Lui è lo storico che ci ha permesso, cioè è stato anche lui molto generoso perché si è reso disponibile. La prima, per quello che diceva Paola Bonino prima, cioè se vogliamo conoscere il presente, guardare avanti, dobbiamo conoscere quello che è successo ieri. È un po' come lo specchietto retrovisore di una macchina, no? Lo specchietto retrovisore ti fa vedere cosa c'è dietro, ma quando è che lo guardiamo? Salve, buongiorno. Io ringrazio innanzitutto di avermi invitato. Come diceva la dottoressa, io andavo a scuola, succedevano queste cose, facevo il liceo, tanto piccolo non ero, però me le ricordo. Ho letto il libro, l'ho trovato molto interessante proprio perché racconta un pezzo di storia italiana dalla parte di chi l'ha vissuta, oltre a non quindi, ma neanche dalla parte delle persone, diciamo, che erano in quanto persone importanti direttamente coinvolte in queste vicende, ma proprio diciamo degli operatori, quelli che hanno dovuto organizzare, come spiegano poi nel libro, anche in pochi mesi, perché in quel momento non era pronto lo Stato, ma non era pronto neanche il privato, non era pronta la Fiat ad affrontare questo tipo di problemi. Si sono dovuti organizzare una situazione che era imprevista, molto diversa, diciamo molto diversa dall'attuale. Quindi mi ha colpito innanzitutto, anche qui è stato detto correttamente prima, il fatto che le storie anche personali vengono raccontate in maniera molto, diciamo, molto delicata, molto rispettosa delle persone, dando però anche la sensazione di come queste persone fossero, la loro vita privata fosse ad ogni livello sconvolta da questi pericoli, sia la vita dei vertici dell'azienda, ma anche la vita. Mi ha colpito, io appunto essendo vissuto a Roma queste vicende non le conoscevo direttamente, poi non ne avevo neanche sentito parlare, anche la vita diciamo dei quadri intermedi, di quelli che si trovano in posizioni particolarmente esposte senza avere, consentitemi di dirlo, il vantaggio di chi stava ai vertici, perché certo questo anche queste considerazioni le faccio a volte anche per quanto riguarda lo Stato, chi è in posizioni di estremo, diciamo di estrema visibilità. I punti di contatto, se ci sono, tra il terrorismo del Novecento e questo attuale. Guardi, brevemente, poi forse qui abbiamo una qualità molto più degna di me, il dottor Sparaglia, che sono 15 anni che vive e che ringraziamo per aver avvisato, grazie. Forse un saluto potrà anche lui, sarà ancora più breve per dare un attimo. Se ha piacere, molto volentieri. Per dare un attimo a lui la possibilità. Io proprio leggendo questo libro mi sono posto il problema delle differenze rispetto alle situazioni, rispetto alle indagini che svolgiamo adesso. Obiettivamente ci sono alcuni profili di... Chiedo scusa per come sono vestito, non sapevo che non e niente. Dunque, per quanto mi riguarda la mia vita, ecco, io sono sottoposto a tutela dal 2009 e per delle indagini che ho seguito in materia di criminalità organizzata, in particolare 'Ndrangheta, e poi per una serie di indagini in materia di terrorismo, alcune delle quali fatte insieme al dottor Scafi. Qual è il legame profondo che mi vede oggi qui presente e che mi lega a tutti voi? E lo dico con una certa emozione. Ecco, è il fatto che fin dall'inizio della tutela, della mia tutela, il mio capo tutela è Andrea Fabbri. Andrea Fabbri, figlio di Mirio, vostro collega. Grazie.
Ecco, per cui molto spesso Andrea mi porta a conoscenza di eventi che riguardano tutti voi e ti fa comprendere quello che voi avete scritto nel libro. Io ho letto le bozze del libro e ho ritrovato tantissimi episodi che uniscono quel periodo a quello attuale. Sarò brevissimo, ma perché penso che non bisogna neanche tanto soffermarsi. Cioè il legame che si realizza tra chi svolge un'opera di tutela e chi è tutelato. Cioè c'è un ingresso nella vita privata, loro lo fanno in maniera assolutamente professionale. Però ad esempio mio figlio, mio secondo genito, lo chiamiamo Pedruzzo, e il nome gliel'ha dato uno della scorta della tutela di lo chiamavamo il cavaliere Riccio al suo tempo. Conoscono tutte le nostre debolezze, i nostri problemi, che sono tanti. È un qualcosa di necessario che ti aiuta a affrontare i problemi della vita comune. Cioè quando si esce di casa bisogna stare attenti, ecco, perché si è esposti a minacce. E quindi le persone deputate alla tua incolumità siete stati voi e sono le persone che attualmente ci seguono. Per cui ecco, il senso istituzionale che ci unisce mi porta a ringraziare tutti voi che avete effettuato quel delicato incarico e le persone che attualmente occupano questo ruolo di istituzione. Grazie. Grazie. Allora, io comincio ringraziando Paolo Molino e Sofia D'Agostino dell'Eco del Chisone e Andrea Garavello di Lara Editore per avermi dato l'opportunità di realizzare questo lavoro che ho realizzato senza alcuna fatica, perché ho trovato delle persone squisite che avevano voglia di raccontare quel che avevano vissuto in quegli anni, e quindi non ho avuto nessuna difficoltà a tirar fuori la loro le parole, non ho avuto bisogno di fare tante domande. C'è voluto del tempo perché ci siamo incontrati 7 volte, incontri di 2 ore minimo ciascuna, quindi 14 ore, e in ogni appuntamento erano presenti dalle 4 alle 6 persone. Quindi il materiale registrato che ho trascritto era moltissimo, quindi ci è voluto del tempo. Ma qual era l'organizzazione di Orione, la sede, la centrale operativa, i turni, come erano sviluppati, eccetera. Si parla anche di strumenti di lavoro, e bisogna fare riferimento a strumenti di lavoro di quell'epoca, quindi di 45 anni fa, quando loro, come uomini Orione, dovevano spostarsi velocemente in Torino o comunque in zona, e dovevano farlo appunto velocemente, magari senza sapere con precisione dove dovevano andare, ma non avevano le auto di oggi col navigatore satellitare. Il loro navigatore... Per circa 5 anni ci sono rimasto assieme a vederla, questo all'inizio del 1980. Dopo pochi mesi, tra le altre cose, quindi lei era una persona molto capacissima, molto brava nel suo mestiere e tutto quanto, e mi disse proprio, non me lo sarei mai aspettato, dice: guardi Ferrari, io veramente ho idea di non riuscire più andare avanti a fare questo mestiere, perché c'è il rischio che veramente debba abbandonare tutto
sono stato minacciato oltre la mia persona e la mia famiglia e anche la mia bambina, una bambina piccola che aveva all'epoca. Ecco, questa è una delle cose, pensando a un uomo così potente come la Cusa, erano riusciti a mettere in condizione questa persona di abbandonare tutto quanto. Anche ci siamo mossi, io mi riparrei quella sera stessa, e il giorno dopo rivolto al mio direttore, dissi di questa cosa, di questo accaduto. Nel giro di pochissimo tempo riuscivo ad allestire un servizio di sicurezza all'interno della casa, dell'abitazione, sempre per la persona ovviamente e per la sua famiglia. E la sua figliola addirittura la si andava a prendere ad accompagnare a scuola. Questo per cercare di mettere un po' di pace, di serenità e che potesse andare avanti nel suo mestiere, nel suo lavoro. Quindi chiederei a Mimmo Roletto, che è un altro dei tre, diciamo, sì, autori di questa iniziativa, di questa pubblicazione, di raccontarci qualcosa che magari non c'è neanche sul libro. Innanzitutto, buongiorno a tutti i presenti e grazie a voi per avermi dato questa possibilità e ovviamente tante grazie per aver accettato questa sfida, diciamo così. Per un discorso molto più serio, se vogliamo, lavorai per un certo periodo con un avvocato ieri. Quando l'avvocato ieri ebbe l'infarto e fu trasferito all'ospedale Molinetti. Lì facevamo servizio noi. Ma mi ricordo, e vi dico una cosa che non è scritta nel libro, un piccolo particolare. Quando decisero di portare via l'avvocato dall'ospedale Molinetti e quindi ritornava a Trescore, ovviamente c'erano i giornalisti che presidiavano tutte le bollette, era impossibile dalle entrate normali farlo uscire, non sarebbe stato possibile. Per cui decisero di farlo uscire da un cortile interno dove arrivò sulla macchina con l'artista da Lugia e noi materialmente, io e un altro mio collega, ed è questa la cosa che voglio dire, lo prendemmo in braccio, lo portammo fuori dal reparto, scendemmo qualche gradino e lo appoggiamo sulla sua vettura, io e un mio collega. Io mi ricordo questo. Quando lo prendevo in braccio, l'avvocato Gianni Rieni, io ero dalla parte, gli sorreggevo la testa e metà del tronco, lui mi guardò e mi disse grazie ragazzi, come parlava lui. E io ho pensato, avevo 23 anni, ma fece un pensiero, disse, avvocato, nella mente ovviamente, tu hai in mano l'economia dell'Italia, ma in questo momento io ho in mano te. Ed è una cosa che mi è rimasta, perché l'avvocato, per chi ha avuto il piacere e la fortuna di conoscerlo personalmente, era una persona di una squisitezza unica. Prego. Confidere posto, direi che possiamo trattare brevissimamente, purtroppo, l'aspetto che riguarda la riservatezza. Una delle caratteristiche peculiari di questi uomini era quella di dover essere molto molto riservati. In famiglia non si sapeva nulla di quel che facevano e erano anche, diciamo, incorruttibili. Infatti Federe ha raccontato nel libro un episodio di tentativo di corruzione, se ce lo vuole ricordare brevemente, grazie. Allora, grazie a tutti i presenti, grazie editore, grazie a Diego del Chisone, grazie in generale per quello che è stato fatto, il lavoro su questo libro. Come diceva la dottoressa D'Agostino, io vi suggerisco, vi consiglierei di prenderlo, perché la storia è importante. La storia non si cancella oggi, si deve ricordare. Come noi abbiamo voluto ricordarla con una certa attenzione, perché crediamo che lasciare un ricordo ai giovani, ai nostri figli, è importantissimo. Sulla riservatezza avrei da dire tante cose, però io posso solamente affermare questo. La riservatezza legata al concetto di sicurezza sono stati i cardini principali del nostro lavoro. Noi non ci siamo mai tirati indietro sulla riservatezza, sull'essere molto discreti e su come vivere i momenti di quel periodo.
dico solo un attimino una cosa. Tutti quanti i colleghi di Orione hanno creato delle condizioni dove a casa i propri cari continuavano a smentire certe situazioni di lavoro, non sapevano nessuno che tipo di lavoro si faceva noi, proprio perché il nostro primo principio e pensiero è stato quello di tutelare noi stessi, le famiglie e chiaramente i nostri personaggi. E questo è stato secondo me un fattore molto ma molto principale che ci ha portato ad avere questo ruolo di tutti quanti oggi possiamo dire. L'episodio successo nel tempo, che diceva il professor Bruno, è molto significativo, perché stiamo sempre parlando periodi, di quel periodo è sempre un personaggio che si chiama Gianni Agnelli. Stiamo parlando di un periodo dove Gianni Agnelli non stava già più bene di salute, per cui siamo in un recente periodo, ma che comunque aveva un impegno istituzionale presso la Pinacoteca Agnelli. Cosa avviene? Avviene che il nostro vertice ci chiama, ci coinvolge, con tutto che io ero già fuori da Orione, per avere, diciamo, il presidio, la sicurezza di questo incontro, e dovevamo controllare il passaggio dell'avvocato, le vetture. Anche con un altro collega che eravamo lì in postazione ci accorgemmo che c'era il paparazzo pronto per fare uno scatto fotografico, e questo non poteva avvenire, non per dire no, questo non deve fare le foto assolutamente, perché noi non lo possiamo permettere. Questo paparazzo ci ha offerto 40.000 euro. Anche mi riferisce, mi dice, ci offrono 40.000 euro, e io rispondo, non se ne parla proprio. Dagli a parlare, ma questo lui voleva dire al collega, manca lo stretto perché l'avvocato sta passando. L'avvocato è passato, il paparazzo non se n'è accorto, ci aveva offerto l'ultima cifra, 70.000 euro. Questo per dire la riservatezza e la discrezione che ci ha fatto parte di questo nostro reparto operativo, e grazie a tutti i colleghi. Dire una cosa, anzi due, precisare, uno, il fatto che tutti loro, quando hanno testimoniato più volte, hanno ribadito il concetto che Orione era una famiglia. Ce lo dice il capo ufficio, non so come chiamarlo, l'organizzatore delle varie scuole, Pasquale Greco, che più volte ha detto: questi ragazzi erano tutti come miei figli, tutti, sottolineo tutti, come miei figli. E Gianni Rivera, un altro testimone, credo là, dice a un certo punto: nessuno di loro mi ha mai detto arrangiati, anzi, quando c'era bisogno, ognuno dà una mano all'altro al loro merito, al merito del lavoro delle scorte, ma soprattutto in questo caso agli uomini di Orione, che hanno voluto questo libro, hanno voluto affermare finalmente c'eravamo anche noi. Grazie a voi. Io volevo ringraziare il dottor Scaffi, il dottor Sparagna, che sono generosamente intervenuti, Gianni Oliva, lo storico Gianni Oliva, per la prestazione che ci ha voluto regalare. Grazie Walter Bruno. In chiusura vorrei però nominare tutti i 13 uomini grazie al quale questo libro è stato realizzato, cioè gli uomini di Orione: Pasquale Greco, Fedele Bosco, Gabriele Ferrari, Vilmo Roletto, Gianni Musacchio, Francesco Alcamo, Giovanni Rivera, Celestino Cirillo, Roberto Liviu, Andrea Fabbri, che ha dato voce a suo papà, che si chiamava Livio, è un nome un po' strano, e Luigi Viviani. Sono inoltre presenti nel testo altri due contributi,
la testimonianza di Luigi Viviani, primo capo ufficio di Orione, riportato da Mimmo Roletto, e la testimonianza scritta di Giuseppe Lopedote, addetto scorte di Orione, raccolte da Fedele Bosco. A tutti voi un grazie infinito. Per chi volesse la firma dell'autore, fuori c'è un tavolo.